Perché adesso dobbiamo interagire con lui. Ah, quindi è vera l'ipotesi che doveva essere un vendolo o qualcosa. Ehi, come dico sempre, per prima cosa via di mezzo gli imbarazzi. Questo mucchio di cenere e ossa era il mio... Anzi, sai una cosa? Non farci caso. Ecco cosa devi sapere. Noi spettri erranti ci siamo uniti all'alveare credendo di trovare uno scopo. La pressione dei propri simili può influire. In più era sicuramente quello che voleva il viaggiatore. Poi vedi l'alveare che uccide i guardiani con la luce e ti chiedi, voleva questo? Davvero? Guarda, ti dirò, io non me la bevo, non più. La regina dei sussurri sta tramando qualcosa e forse insieme potremo anche capire cosa, no? Qui vicino c'è un vecchio tempio dell'alveare che contiene i segreti di Sabaton. Non so altro. Il come e il perché, bah, li scopri tu, no? E quando ci entri, contattami. Solo frequenze private. Oh, quasi dimenticavo. Mi chiamo Finch. Felice di conoscerti. Davvero. Di nuovo. Di nuovo, signor. Un addito. C'è un settore perduto qui. Corra la sua motina. Finch, ci avviciniamo al tempio dell'alveare di cui parlavi. Grazie per la spinta. Meglio che l'alveare lucente non venga a sapere della nostra amicizia. Ok, ok, staremo più attenti. Guardiamo il tempo. Eh sì. Eh? Oh merda. C'è la tizia qua. No, io sto... No, non sto capendo come usarla. Sto lanciando i miei coglioni. Uccidi lo spettro che ha. Brava. Porca troia, esplodono. Cazzo ridi, esplodili. Finch, ti spiacerebbe dirci cosa stiamo cercando esattamente? Esatto. Hai presente cosa, come si chiama? Quel vecchio stregone, Osiride, ecco. Il suo spettro. Oh, ciò che ne rimane. Aspetta, oh. Dici Sagheera? Ah sì, proprio lei! Per caso sai cosa le è successo? Voglio dire, com'è che è... È stata Xivoarat. L'ha messa all'angolo. Ma è chiaro che Sabaton ha trovato il suo involucro e si è finta Osiride. Intendo per rubare la luce. Così sembra. Percepisco dello scetticismo. Non ti conosciamo, oh. Ma sembri fidarti molto di lui. Per far luce. Sono tranquillo. Spara quello rosso. Ehi, anch'io rischio molto fidandomi di voi, sapete? Ma credo che cambierete tono dopo aver trovato Sagheera. Se la troveremo, poi si parlerà di più. Di qua. Allora abbiamo quei figli di puttana. Che sono uno grosso. Oh, il cacciatore. Quello è un cacciatore. Questo se si incazza ci lancia le lame. Fuori dalle palle. Sì. Ci sono più di uno. Altri infami. Cosa stanno facendo?
Dov'è? Ok, è morto. Altri spettri traditori al servizio dell'alveare. Tanti saluti, se la sono meritata. Sì, 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 sì. Quindi, beh, se quella è la logica, dovrei essere distrutto anch'io. In caso tu tornassi all'alveare? Allora sì. Mi sembra un giudizio un pochino affrettato, amico mio. Incontrarti conferma un sospetto. Allearsi con l'alveare è una scelta che avete fatto volontariamente. Fare una scelta non vuol dire avere molte alternative, sai? Senti, sto dicendo che fare comunella con l'alveare sia stato giusto. Eh sì, sì, magari molti di noi si meritano tutto questo. Ma io sto solo cercando di rimediare ai danni fatti. Dovrei pur contare qualcosa. Staremo a vedere. Story. Un camminatore. Gli infami fanno sul serio. Ma inculati tu e questa roba. Porca troia. Dentro un pericoloso tempio pieno di infami letali per trovare Sagheera, che è stata messa lì da Sabaton. Beh, il suo qua questo, sì. E ovviamente non si tratta di una trappola, vero? Puoi interrogarmi quanto vuoi, ma non nascondo nulla. Davvero. L'onestà paga molto con i miei guardiani. Qua. Ikora Rei, una dei capi dell'avanguardia. L'ho avvertita per sicurezza. Chiamiamola un'assicurazione. Un occhio vigile, nel caso le tue azioni non corrispondano alle tue parole. Ikora Rei, wow! Insomma, wow! Ho sempre voluto lavorare per l'avanguardia. Con, non per. Comportati bene e potremo parlare di un ruolo a più lungo termine, una volta sistemata Savatun. Cioè, quindi su. Che lega. Sono l'unico che si è buttato subito allora. Bene. Minchia. Saranno allucinazioni. I baroni dovrebbero essere tutti morti. Bisogna trovare un punto e infatti. Bisogna andare avanti e trovare qua la gente e ucciderla. Questo per liberare un po' di più la zona. Bisogna uccidere tutti. Oh.
Lanciali la super. No, è scomparso. Che puttana. Cosa fosse quell'infame gigante ci provocava. Forse sa cosa stiamo cercando. Deve scendere giù. Ups. Gli infami dovrebbero essere ottusi, ma questi sono potenti, organizzati. Se agiscono, sono sotto il controllo di qualcuno. Mi verrebbe da pensare al fanatico. Intendi Fikrun, il capo di... il precedente capo dei baroni? Forse. È stato cacciato dalla riva contorta non troppo tempo fa. Non penso che sia lui. E tu come lo sai? Beh, il trono mondo è inondato dalla luce di Sabaton, giusto? Una potenza con la P maiuscola. Dovrebbe tenere fuori l'oscurità. Eppure, gli infami sono riusciti a entrare. Ciò suggerisce che abbiano trovato un potere di livello equivalente, no? Allora non sappiamo ancora con cosa abbiamo a che fare. Per adesso resta concentrata sul tuo incarico, guardiana. In due adesso siamo. Ok. Oh cazzo. Tagira in quella sì, di Osiride. Sì. Ma già una volta ci aveva aiutato Sagira con un per Osiride all'inizio. Già stunnato la prima. Guardiano a terra. Si è salvata per un pelo. Ah, per fargli danno bisogna andare sui sigilli. Bisogna andare sui sigilli. Ci sono i sigilli ai dati e bisogna distruggere poi i tizi come ho fatto prima sopra. E poi distruggere il cristallo. Così riusciamo a far danno. Ok, manca ancora uno. Perché io non l'avevo fatto. Porca troia, si fa ancora male sto fusione. Di nuovo, sì. Occhio. Ok. Ma vai dal creatore. Ok. Usa la super. Incatenalo. Nice. Non era un barone, ma la potenza era simile. Cosa abbiamo a che fare? Bellina Sagira. No, che okay, Sagira no, Cristo. Povera Crista. Oh. Mi trovo dinanzi a un essere dei mille nomi. Ne sussurra uno. Il testimone. Ricordalo. Ricorda quel nome. L'avete sentito anche voi?
Sembrava Sabaton. Chi è il testimone? Non ne ho idea. Non l'ho mai sentito nominare. Però è emozionante, no? È una pista! La cosa più emozionante è che hai detto la verità. Allora, ho guadagnato la vostra fiducia. Per ora chiamiamolo cauto ottimismo. La tua guida ha portato dei risultati. Resta il fatto che Sabaton è ancora a piede libero. Beh, se abbiamo voce in capitolo e se tutto va bene, non per molto. Voglio smascherare Sabaton, fermare il suo gioco, qualunque esso sia. Ti prendiamo in parola, di questo puoi stare certo. Nel frattempo, cosa facciamo con Sagira? Non so come mai abbiamo sentito quella voce emanare da lei, ma ho una teoria. Riportatela a me il prima possibile. E ottimo lavoro, tutti quanti. Okay.